L'Università di Foggia scivola al penultimo posto tra i medi atenei italiani. Il dato è della nuova classifica Censis pubblicata proprio in queste ore sulle università italiane, è giunta alla sua 24esima edizione. È un'analisi articolata del sistema universitario che si basa sulla valutazione degli atenei statali e non statali divisi in categorie omogenee per dimensioni relativamente alle strutture disponibili, ai servizi erogati, alle borse di studio e agli altri interventi in favore degli studenti. Analizza anche il livello di internazionalizzazione, comunicazione, servizi digitali e occupabilità. A questa classifica si aggiunge il ranking dei raggruppamenti di classi di laurea triennali, dei corsi a ciclo unico e delle lauree magistrali biennali secondo la progressione di carriera degli studenti e rapporti internazionali. Si tratta di 70 graduatorie a partire da 963 variabili considerate che possono aiutare i giovani e le loro famiglie ad individuare il percorso di formazione. Per evitare dei paragoni tra atenei grandi e piccoli, la classifica del Censis divide gli atenei italiani in base al numero degli iscritti ed è più omogenea e divide le università in mega atenei statali, grandi atenei statali, medi atenei e piccoli atenei politecnici e atenei non statali. I mega atenei statali sono quelli con oltre 40.000 iscritti. Le prime tre posizioni sono occupate dall'Università di Padova, che supera un punteggio dell'89,5, poi c'è l'Università di Bologna e infine la Sapienza di Roma. I grandi atenei statali sono quelli da 20.000 a 40.000 iscritti e troviamo l'Università della Calabria al primo posto con un punteggio che supera i 92 punti, poi c'è l'Università di Pavia che retrocede in seconda posizione, invece sempre sul podio ma in terza posizione c'è l'Università di Perugia, seguita da quella di Parma e di Cagliari. Tra i medi atenei statali, l'Università di Trento è quella che guida la classifica, seguita dall'Università di Udine. Al terzo posto c'è l'Università di Sassari, che guadagna una posizione rispetto allo scorso anno, invece Foggia scende di due posizioni e scivola al penultimo posto, davanti solo all'Università di Catanzaro. L'Università di Foggia registra un punteggio di 81,3, leggermente inferiore rispetto allo scorso anno. Dunque, secondo l'ultima classifica del Censis, peggiora l'Università di Foggia e si colloca nelle retrovie.